Sì, oggi è una puntata speciale dedicata all'altra metà del cielo. Oreca Channel Italia rende omaggio a tutte le donne che lavorano nel mondo Oreca. Sono tantissime, sono la maggioranza e le loro capacità, le loro virtù rendono migliore il mondo del fuoricasa. E non solo, sì, vero. Ce lo facciamo dire da loro, gli ospiti di questa puntata tutta al femminile. Oggi diamo voce alle donne dell'Oreca. Subito dopo, la sigla. Questa rubrica è offerta da Maschio dei Cavalieri. La differenza è nel cuore. Smilebox Maniva. Fa bene anche a chi non la beve. Cortese Pink Lady. Vai, bevande futuriste. Bentrovate amiche e amici, siete nella rubrica Spunti di Vista che oggi capita in una speciale ricorrenza, 8 marzo. Una ricorrenza che, lo premetto subito, vogliamo onorare senza retorica alcuna. Il ruolo che le donne assolvono nella nostra vita, nella società, nelle attività lavorative non va ricordato una volta l'anno, assolutamente no. Perché i valori che l'universo femminile esprime sono e devono essere le fondamenta del vivere quotidiano in modo civile, così come sono le fondamenta anche del mondo della ristorazione e dell'ospitalità, un mondo dove le donne rappresentano una risorsa preziosa che non sempre riceve la dovuta considerazione. Sì, le donne sono l'ossatura del mondo Oreca. Basti pensare che in Italia un terzo delle attività ristorative sono a conduzione femminile. Ma c'è un altro dato ancor più significativo. Fatto 100, le donne impiegate nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità, mogli, madri, figlie, ecco, l'altra metà del cielo, vale almeno il 60% delle persone occupate, magari non sempre pagate adeguatamente, una diseguaglianza assolutamente inaccettabile. 60%, ecco, ma oltre il dato statistico c'è molto di più. Parliamo di buon gusto, parliamo di quel senso di ospitalità che le donne naturalmente hanno, quella sincera vocazione all'inclusività, alla solidarietà e una maggiore sensibilità verso i valori della sostenibilità. Sì, ci sono delle straordinarie affinità fra il mondo Oreca e il mondo femminile che in questa speciale puntata di Spunti di Vista vogliamo fare emergere e lo facciamo dando voce a loro, alle donne, ok? E allora, quali sono i valori che le donne mettono in campo ogni giorno per distinguersi e brillare nel mondo del fuoricasa? Lo abbiamo chiesto ad una rappresentanza delle 750.000 donne che lavorano nell'Oreca in Italia, dall'industria food and beverage a chi gestisce i punti di consumo, passando per chi opera nella distribuzione e anche chi lavora nella comunicazione e nella organizzazione di manifestazioni fieristiche. Allora, quali sono le peculiari virtù, i tratti distintivi delle donne che lavorano nel mondo Oreca? Ascoltiamole. Amici e amiche di Oreca Channel, qual è il tratto distintivo di una donna che lavora nell'Oreca? Secondo me è soprattutto la passione nel senso stretto del termine, da pathos, dall'antico greco pathos, che significa proprio la capacità di mettere qualcosa di se stessi nelle cose che si fanno. Ovviamente la passione unita alla determinazione è unita ad un'altra caratteristica tipica delle donne, che è l'empatia, cioè la capacità di mettersi in contatto con gli altri. Sono tutte caratteristiche che in generale le donne nel mondo del business dovrebbero avere, ma soprattutto nel mondo Oreca. Passione, empatia, beh sì, chi ha queste qualità ha una marcia in più, ma c'è anche parecchio altro. Le donne quando devono organizzare ed organizzarsi, beh, come loro, non c'è nessuno. Un saluto alle ascoltatrici e ascoltatori di Oreca Channel. Per organizzare la Fiera Hospitality, il Salone dell'Accoglienza di Riva del Garda, il contributo fondamentale delle donne del nostro team è la capacità di ascoltare con attenzione i clienti e concentrarsi sulla cura dei dettagli, garantendo così un servizio personalizzato e di altissima qualità. Un impegno costante per garantire la migliore esperienza e soddisfazione, mettendo sempre al centro le persone e le loro esigenze. Grazie a tutti. Capacità di ascolto, ecco, virtù fondamentale per chi lavora nel mondo dell'accoglienza e quindi anche capacità di comprensione. Allora, sicuramente la capacità di comprensione, nel senso che io credo che una donna sia molto analitica quando parla con un cliente o con qualsiasi persona, riesce ad arrivare in fondo anche, come dire, al non detto. E poi è la capacità appunto di entrare in relazione profonda con il cliente, che è la stessa appunto del capire un po' quello che è il suo desiderio, quali sono le sue problematiche,
e quindi di un po' di compenetrarsi, no? Di trovare la soluzione anche perché capisce come si sente e quello che effettivamente il cliente pensa. E allora, entrare in relazione, capire e comprendere, valori quanto mai preziosi, specie in quest'era super tecnologica, valori che ci vengono confermati anche e soprattutto da chi lavora nel mondo dell'ospitalità. Un saluto a tutti cari amici di Horeca Channel Italia. Oggi come oggi viviamo tutti in un mondo dove la tecnologia è assolutamente indispensabile per le nostre attività e lo sarà sempre di più. Però c'è un aspetto per me, che non va mai assolutamente dimenticato ed è indispensabile per fare la differenza. Ed è quello che non deve mai mancare, la capacità di porsi un atteggiamento di ascolto nei confronti del nostro ospite. Perché dico una capacità di ascolto? Perché spesso noi sentiamo, ma non ascoltiamo i nostri ospiti ed è qui la differenza. Davanti a noi c'è prima di tutto un essere umano, prima ancora di essere un cliente, e come tale, come essere umano, è ricco di emozioni, è ricco di aspettative. Avere una buona capacità di ascolto significa riuscire, per esempio, a risolvere un problema che un ospite ci pone. Sempre con grande determinazione e concretezza, ma senza mai perdere di vista l'anima, il cuore e il sorriso. Cuore, anima e sorriso. E beh, è tanta roba. Ah, ricordiamoci sempre che il mondo dell'Horeca e dell'ospitalità, prima che un luogo di business, è un luogo di relazioni, dove, come diceva Stefania, prima dei clienti ci sono gli esseri umani. Ma ascoltiamo qualche altra preziosa virtù. Ciao amiche e amici di Horeca Channel Italia. Beh, io penso che la determinazione sia quel fattore assolutamente indispensabile per lavorare in un mondo ipercomplesso come l'Horeca. E le donne sappiamo bene quanto siano determinate, specie quando per loro la sfida è vitale. Una determinazione che accompagniamo sempre con un pizzico di dolcezza. Ecco che determinazione e dolcezza, un connubio perfetto per le donne che lavorano nel mondo Horeca. Victor Hugo ha scritto: nessuno sa dire meglio di una donna cose dolci e profonde. Ecco, dolcezza e profondità, ecco la donna ed ecco il cielo, scriveva Victor Hugo. Ma forse c'è anche qualcosa di più del cielo? Buongiorno amiche e amici di Horeca Channel Italia. Io penso che chi muove i primi passi e si affaccia in questo mondo così complesso, affascinante come quello dell'Horeca, Food and Beverage e dell'Hospitality, debba aver voglia di percorrere un viaggio di evoluzione. Come requisito fondamentale, una buona dose di curiosità, di esplorare con una visione totale a 360 gradi, creando come in un buon cocktail un mix vincente di umiltà, coraggio e pazienza nel raggiungere i propri obiettivi prefissati, senza porsi limiti, lasciando spazio, perché no, ad un pizzico di intelligente follia. In un mondo che agli albori era prettamente maschile, noi donne ci siamo fatte conoscere e ci siamo fatte largo spazio, perché perseverare non è diabolico, è donna. Perseverare non è diabolico, è donna. È una verità assoluta quella che ci ha svelato Samantha. E poi c'è chi ci mette qualcosa di ancora più verace. Che cos'è? Agassim de re, è che storica quando facciamo una pizza, mettiamo cuore e la passione. Specialmente fatta una femmina, ci mettiamo tutto l'amore vero. E ricordate, capizza è femmina, e viva le donne, e viva la pizza! Muaccata! Sì, viva le donne e non solo l'8 marzo, ma tutti i giorni dell'anno e in ogni parte del mondo. Confesso che non amo l'8 marzo di gruppi di donne in libera uscita, delle mimose di plastica sulle scatole di cioccolatini. Non amo l'8 marzo che lava la coscienza a uomini distanti, violenti o solo semplicemente ignavi. Ma se festa deve essere, vorrei che fosse festa anche a Kabul, a Kiev, a Gaza e in ogni parte di quel mondo dove nascere donne vuol dire vivere una vita grama e sottomessa, un limite che stronca potenzialità straordinarie, che inibisce quella capacità che hanno le donne di essere inclusive e rendere il mondo migliore. E poi vorrei festeggiarlo ricordando e onorando le tante donne vittime di violenza, una condizione inaccettabile in un paese e in una società che si dice civile. E infine, vorrei che questa festa fosse ogni giorno
e che fosse per tutti, donne, uomini. Una festa sincera, densa di pathos, di solidarietà e d'amore. I love.